Grazie a tutti per i messaggi, poteva andare peggio. Sto bene, ha scritto Mara Venieri in un post su Instagram. Parole seguite da tre cuori rossi e l'hashtag Bernoccolo. La Venier è caduta durante una pausa pubblicitaria di Domenica Inn. Subito il post su Instagram ha ricevuto migliaia di commenti a sostegno di zia Mara, compresi tantissimi colleghi della conduttrice. Forza Mara, hanno scritto in tantissimi, riempiendo d'affetto la Venier dopo una domenica davvero da dimenticare. La conduttrice è caduta in avanti, battendo la testa e infortunandosi il piede sinistro. La regina della domenica di Rai 1, rientrata in studio visibilmente provata, zoppicando con un piede fasciato e tenendo in mano un impacco di ghiaccio sulla fronte, dopo aver lasciato per qualche minuto la conduzione per Paolo Pretelli, ha voluto rassicurare prima di tutto suo marito Nicola, che in questo momento, come ha spiegato la stessa Venier in diretta, non si trova in Italia. Va tutto bene, Nicola, ha detto, ho preso una botta al piede, una bella storta e una botta alla testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali. Inizialmente la conduttrice sembrava intenzionata a mollare la trasmissione, ma poi ha cambiato idea e mostrando il bernoccolo alla testa ha commentato: "Non mollo, mi devono abbattere, io vado avanti". Ma dopo aver intervistato Memo Remigi, la Venier non ce l'ha fatta e ha deciso di chiudere la trasmissione con un quarto d'ora di anticipo. "Non ce la faccio, ragazzi", ha ammesso prima di chiudere il programma. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.